Arrivederci da Melluso Calzature. Nella sua categoria Renault Modus in fatto di sicurezza batte tutti. Provala, puoi vincerne una da venerdì 22 a domenica 24 in tutta la rete Renault. Saiva, il nostro biscotto quotidiano. Con il tempo la pelle si assottiglia, si rilassa. È il momento di reagire. Garnier Density, la soluzione naturale che ridona densità e compattezza alle pelli mature. Un trattamento nutritivo ridensificante al fico e nutre flavoni di soia. La pelle è come riempita. Garnier Density, la pelle ritrova la densità di 10 anni fa. Garnier. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano! Amaro Lucano, voglio il meglio! La passione per la cucina ti divora? Il Corriere della Sera presenta La Grande Cucina, un'opera tutta da gustare. Solo giovedì con il Corriere della Sera. Se capita una volta su un milione, tu puoi essere il milionesimo. Meglio. Nuova Panda 4x4. Don't stop me, baby. Henkel presenta nuovo Breath Power disincrostante universale, il più potente pulitore da noi mai creato. Risolve anche i casi più difficili di sporco. Contro i residui di sapone più incrostati, grazie all'effetto schiuma, con un risciacquo otterrai un pulito splendente. Anche il calcare più ostinato si scioglie con facilità. Persino i segni di ruggine scompaiono senza lasciar traccia. E per i depositi come questi, con Breath Power nessun problema. Nuovo Breath Power. Breath, professionista, contro lo sporco più incrostato. Qualità Henkel. Buonasera dal TG2. L'ex ministro dell'Industria Enrico Letta e l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Passigli erano tra gli obiettivi delle nuove Brigate Rosse. Negli archivi dei terroristi sono stati trovati centinaia di nomi, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica Ciampi e del Premier Berlusconi. I dettagli nel servizio di Walter Veceglio. Una specie di pozzo di San Patrizio, i computer delle nuove Brigate Rosse, i cui file ora sono a disposizione degli investigatori. Grazie alla password messa a disposizione dalla terrorista pentita Cinzia Banelli, si apprende così, lo ha rivelato l'avvocato Walter Biscotti, che tutela la famiglia Petri, l'agente di polizia uccisa dal brigatista Mario Galesi, che in quei file i terroristi avevano praticamente schedato tutto il mondo istituzionale, politico e imprenditoriale, dal presidente della Repubblica Ciampi al presidente del Consiglio Berlusconi. Ma queste erano semplicemente schede, materiale raccolto. Poi c'erano gli obiettivi da colpire. Così si apprende che dopo aver ucciso Massimo D'Antona e Marco Biagi, nel mirino delle Brigate Rosse c'erano anche l'ex ministro Enrico Letta, l'ex sottosegretario alla presidenza Stefano Passigli, il dirigente sindacale Giovanni Salvadori e Mario Catalini, presidente dell'Ebret, un ente per l'artigianato. Progetti criminali sventati perché con il sacrificio dell'agente Emanuele Petri, ucciso nello scontro a fuoco sul treno Roma-Arezzo, e la cattura di Nadia Desdemona Glioce, è cominciato lo smantellamento della rete brigatista. Unanime la solidarietà delle istituzioni e del mondo politico, Presidente del Senato e Presidente della Camera in testa, che invitano a non abbassare la guardia davanti al terrorismo. La maggioranza parla di vicinanza sincera, l'opposizione chiede che il governo riferisca sui fatti in Parlamento. E da tutti naturalmente un pensiero commosso per le famiglie Petri, Biagi e D'Antona, così crudelmente colpite. Nel frattempo, al termine dell'udienza preliminare, 17 brigatisti sono stati rinviati a giudizio. Il processo comincerà il 17 febbraio prossimo. In Iraq è sequestrata un'altra donna, questa mattina a Baghdad, di nazionalità inglese, nata in Irlanda ma da 30 anni residente in Iraq, dove aveva sposato un iracheno. La donna Margaret Hassan è responsabile nel paese dell'organizzazione umanitaria CARE. Il servizio di Lucio Brunelli.
Nel video diffuso da Al Jazeera, la donna rapita si vede solo pochi secondi, appare da sola, seduta, lo sguardo ansioso. La cinepresa dei sequestratori preferisce indugiare di più sui documenti che ne provano l'identità. Margaret Hassan, nata in Irlanda ma sposata con un iracheno, doppia, anzi tripla cittadinanza, anche un passaporto britannico. Residente a Baghdad da quasi 30 anni, responsabile della filiale australiana dell'organizzazione non governativa CARE, e la quarta donna impegnata nel mondo della cooperazione internazionale a finire nelle mani della guerriglia dopo una giapponese e le due italiane rilasciate 3 settimane fa. Faremo tutto il possibile per liberarla, assicura il premier Tony Blair, ma in Gran Bretagna tutti ricordano che le stesse parole furono pronunciate anche per il sequestro di Kenneth Bigley e non servirono a salvargli la vita. Il rapimento della signora Hassan è avvenuto alle 7:30 del mattino, più o meno alla stessa ora, una quarantina di chilometri a nord di Baghdad. La guerriglia sferrava un attacco a colpi di mortaio contro una base della Guardia Nazionale irachena. Incerto il bilancio delle vittime, si parla di almeno 4 morti e 80 di feriti. La rete spagnola Telecinco ha diffuso oggi le prime scioccanti immagini registrate da telecamere fisse durante gli attentati dell'11 marzo scorso a Madrid. Il video mostra un gruppo di pendolari che si aggirano spaesati tra il fumo alla stazione di Achoa. Poi un'esplosione fortissima, fiamme, fumo e gente che fugge. Infine un'inquadratura, un treno fermo, quasi invaso dal fuoco. E proprio questa mattina le autorità spagnole hanno annunciato l'arresto di 8 arabi, forse legati ad Al-Qaeda. Volevano comprare esplosivo dall'ETA per far saltare in aria la Corte Suprema di Madrid. Il Siste da oggi è un po' meno segreto. D'ora in poi, infatti, in edicola si potrà acquistare la rivista trimestrale del Servizio Segreto Civile. La pubblicazione fa anche il punto sulla situazione degli attentati in Italia. Dario Celli. Nel primo semestre dell'anno scorso furono 38, nello stesso periodo quest'anno sono saliti a 54, sono cresciuti del 42,1% gli attentati politici, gli attentati politicamente motivati in Italia. Un fenomeno seguito con attenzione dal SISDE, il Servizio Segreto Civile Italiano, che distingue gli atti di semplice violenza politica da quelli invece più gravi effettuati da individui o gruppi di militanti terroristi clandestini di cui appunto stiamo parlando. Nei primi 6 mesi di quest'anno dunque 54 attentati, di cui 14 in Sardegna, la regione dove è stato registrato il maggior numero di azioni, 6 in più rispetto all'anno scorso, 8 nel Lazio, 5 l'anno scorso, e in Lombardia, 5 in più del 2003, 7 in Toscana, 2 in meno e 5 nelle Marche, dove l'anno scorso non era stato effettuato alcun attentato, diminuiti da 3 ad 1 invece gli attentati in Puglia. 22 attentati sono stati rivendicati, fra questi la firma più ricorrente è stata per 9 volte quella di diversi gruppi anarchici. Di 5 invece si sono attribuiti la responsabilità i COR, le cellule di offensiva rivoluzionaria. La polizia di Pescara ha scoperto una truffa telematica per almeno 20 milioni di euro, 11 gli arresti, servizio di Nino Germano. Erano entrati nel sistema informatico di Poste Italiane, simulavano versamenti telematici in piccoli uffici di provincia e dopo pochi secondi qualcuno si presentava agli sportelli di un altro ufficio per ritirare i soldi, stavolta in contanti. Una truffa da 20 milioni di euro, quella scoperta dalla polizia postale tra Abruzzo, Campania, Calabria ed Emilia-Romagna. 11 le persone arrestate tra impiegati compiacenti e persone che aprivano conti postali sui quali far transitare il denaro. Soldi ma anche titoli, assegni che venivano clonati e incassati. Ambizioso l'obiettivo dell'organizzazione smantellata dalla polizia postale con un'operazione partita da Pescara. Ripetere la truffa 4-5 volte fino ad incassare la somma di 100 milioni di euro. Insomma, sarebbe stato quasi il colpo del secolo, quello sventato dalla polizia postale che stava controllando proprio il sistema informatico. Ad insospettire gli agenti, alcune operazioni effettuate sui conti postali durante l'orario di chiusura in un piccolo ufficio della Calabria, a Caolonia. Bloccata per via telematica l'operazione, è bastato vedere chi si presentava all'incasso della somma per scoprire il giro. Si è tenuto oggi a Catania un incontro di europarlamentari aderenti all'Unione per l'Europa delle Nazioni. Ospite anche il neocommissario Rocco Buttiglione, il servizio di Guglielmo Troina.
Una visita lampo. Il ministro Rocco Buttiglione, designato commissario europeo per l'Italia, è arrivato a sorpresa a Catania per partecipare alla seconda giornata di lavori dell'Eurodestra. Un incontro con le delegazioni delle Repubbliche Baltiche e poi una riunione con tutti gli eurodeputati 27 che aderiscono all'Unione per l'Europa delle Nazioni. E soprattutto nessun contatto con i giornalisti, nessuna dichiarazione per non alimentare le già roventi polemiche politiche in Europa. Tra i parlamentari europei della destra del prossimo commissario c'è comunque molta sintonia su temi come la sussidiarietà e il rapporto tra il concetto di cittadinanza e le tradizioni nazionali, naturalmente a Catania. Gli eurodeputati della destra stanno parlando molto di Mediterraneo e della necessità di creare un forte asse nord-sud. Il Mediterraneo riveste un ruolo centrale per il futuro non solo europeo, ma dell'intero pianeta. E l'europarlamentare di Alleanza Nazionale Nello Musumeci, sull'iniziativa di riunire l'eurodestra a Catania, ha lanciato anche la proposta di istituire un'agenzia europea per la protezione civile. Presentata oggi a Palazzo Barberini l'opera Studi sul barocco romano, una raccolta di scritti di Maurizio Fagiolo dell'Arco, il maggiore esperto italiano di arte barocca. Lo studioso, scomparso nel 2002, è stato recentemente insignito della medaglia di benemerito della cultura conferita dal Capo dello Stato. I saggi pubblicati spaziano dal Caravaggio a Gian Lorenzo Bernini e costituiscono l'opera più completa e approfondita sull'arte barocca in Italia. E per concludere lo sport, calcio, serata di Champions League. La Juventus ha battuto il Bayern Monaco con un gol di Nedved. La Roma invece è stata sconfitta dal Bayer Leverkusen per 3-1. Ed è tutto per oggi, il TG2 torna domani mattina alle 10. Buonanotte, arrivederci. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Voyager. Ecco i temi di cui parleremo questa sera. Un documentario inquietante ci mette di fronte alla terribile ipotesi della fine del mondo e ci racconta come alcune famose profezie indichino una data precisa per l'Apocalisse. Voleremo in Turchia, ai confini dell'Impero Romano, per scoprire una preziosa e antica iscrizione che rischia di scomparire per sempre. E infine una storia di potere, sapienza e amore che attraversa i millenni per parlarci delle conoscenze ancora segrete degli egizi. Alziamo il sipario su Hatshepsut, regina d'Egitto, e sul suo misterioso architetto amante, Senmut. Ogni viaggio comincia con il primo passo.